È la decima giornata di campionato. Al Tagliercio si affrontano Reyer Venezia contro Pallacanestro Reggiana. Entrambe le squadre vengono da due sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Molte le assenze nelle due compagini. Per Venezia mancano Brahmos e Jenkins, per Reggio Cervi, Vene, Neves, Chris Wright e Amedeo della Valle. I campioni di area perdono la terza partita di fila per 66 a 68, con il solito finale punto a punto. Reggio Emilia vince con grande merito, dimostrando di avere gli attributi, di contro una Reyer sottotono e sprecona. Gli starting five sono questi: Venezia con De Nicolao, Haynes, Johnson, Peric e Watt, Reggio Emilia con Candy, Marcoschvili, De Vico, White e Reynolds. Primo quarto, Reynolds un uomo solo al comando, il centroamericano è scatenato, segna 12 punti nel primo periodo e 5 rimbalzi. Risponde la Reyer soprattutto con Watt e Haynes, siamo 16-10 a 2 dal termine. Il primo quarto si chiude 20-14 per Venezia. Secondo quarto si apre subito con Marcoschvili e Mussini a segno che riportano sotto Reggio. Ancora Haynes da sotto realizza il 22-18 a 7-05 dal termine. Gli emiliani arrivano a meno 1, poi però Venezia allunga e al quindicesimo Watt e Johnson portano sul più 9 i lagunari. È il massimo vantaggio, 28-19. Ma la partita cambia inerzia, si sblocca Julian Wright con una tripla dall'angolo. White, Reynolds e la tripla di Young danno un parziale di 12-1 per i biancorossi, 28-31 per Reggio. Watt dà il pareggio ai 20, 31-31. La Reyer torna in vantaggio con Orlik, replica Candy, nuovamente pareggio. I liberi di Young chiudono il quarto sul 33-35. Nel terzo quarto si parte subito con il solito Watt, alla fine saranno 18 i punti, con 8 su 9 da 2 per il centro della Reyer. Nonostante il quarto fallo chiamato Wright, gli emiliani sono sempre in partita. Anzi, Federico Mussini a 3:42 del termine porta in vantaggio la sua squadra sul 42 a 44. Un antisportivo chiamato a Volpi dà la possibilità alla Reggiana di allungare sul più 6 con Jonpart e Reynolds. Marcoschvili segna in penetrazione e subisce fallo. Siamo 46-51. Risponde Haynes con la tripla. A fil di Serena, De Vico, poco prima della metà campo, segna un incredibile canestro sul 49-54, finisce il terzo quarto. Quarto quarto, Mussini segna da sotto il canestro del più 7, siamo 49-56. De Raffaele chiama subito time out, la Reyer fa fatica sia ai rimbalzi che a segnare punti. De Raffaele prende un fallo tecnico, Reynolds commette il suo quinto fallo e subito dopo Peric e la tripla di De Nicolao riportano Venezia sotto sul 56 a 58 a 5 dal termine. Peric e Orlik con due triple riportano avanti gli Oro Granata sul 62 a 60. Venezia sembra riavere l'inerzia della partita, ma la Reggiana non molla. Wright e White rispondono subito 64 a 64 a 1:57 dalla fine. Haynes segna 66 a 64 a 1:15 dal termine. De Vico con una tripla dall'angolo a 19 secondi dalla fine sigla il 66 a 67. Peric a 12 secondi e 99 centesimi dal finale subisce fallo e va in lunetta, sbagliando entrambi i liberi. Rimbalzo di Orlik che perde palla, ma la rimessa va a Venezia. De Raffaele chiama timeout. Peric con un tiro al volo sbaglia il controsorpasso. La difesa veneta commette fallo su White. Timeout di Menetti. White va in lunetta, segna il primo libero, sbaglia il secondo. Mancano pochi secondi e Orlik con una preghiera prova il tiro da metà campo, ma esce. Il finale. Un giusto ricordo personale per Francesco Betti, che era una persona che mi voleva bene, a cui volevo bene, quindi mi sembra giusto partire dalle cose importanti, soprattutto di quella che è la nostra vita normale e non quello che è la pallacanestro. Del resto abbiamo fatto, non dico come sempre, ma abbiamo trovato una grande partita di grande cuore, di grande orgoglio, cercando di preparare meglio insieme lo staff, la società, nei momenti difficili, perché per noi questa è una vittoria importantissima, perché siamo penultimi in classifica e venire fuori da queste sabbie mobili per noi sarà durissima, ne abbiamo la consapevolezza, e come avevamo la consapevolezza che potevamo farcela, perché questa vittoria è assolutamente meritata, credo, al di là di poi quello che è stato l'andamento del finale, e soprattutto perché, come sempre, non
non ce ne siamo lamentati, ma abbiamo sfruttato l'occasione della mancanza di tanti giocatori, tra cui l'ultimo, quelli della Valle, per trovare tanto, per esempio, da un giocatore come De Vico, che veniva da un NE col Galatasaray e oggi è stato assolutamente protagonista. Quindi ne siamo soddisfatti e adesso faccio soprattutto un grande, così subito, appello al nostro pubblico, perché noi ha fatto questo grande risultato, noi vorremmo continuare a sognare il passaggio del turno Eurocup, e mercoledì per noi è una partita chiave, importantissima, e vogliamo giocarcela alla grande con un palazzetto, spero, assolutamente lì. Sempre, una partita da fuori casa da 10 palle perse. Siamo rimasti sempre dentro la nostra idea di partita, non abbiamo mai fatto due errori consecutivi, abbiamo concesso pochissime cose facili a Venezia e naturalmente noi nelle ultime 4 partite di 5, tutte le volte che noi rimaniamo sotto i 70, la partita la portiamo a casa. Questo ormai i ragazzi ce l'hanno nella testa e anche oggi è successo, far segnare 66 punti ai campioni d'Italia in casa proprio, credo vuol dire che sia stato un ottimo lavoro di squadra. Ecco. Una partita secondo quello che pensavamo, cercando di controllare l'inerzia, alternando le difese, giocando con quintetti atipici. Noi siamo stati, credo, più sorpresi il primo quarto, rientrando poi il secondo. Non voglio parlare né delle nostre assenze né di chi ha giocato fuori ruolo, sarebbe secondo me troppo riduttivo rispetto ai meriti di Reggio Emilia e a quello che abbiamo fatto noi, troppo poco per vincere questa partita, nonostante devo dire che alla fine abbiamo avuto mille occasioni per poterla vincere, perché l'abbiamo girata come inerzia, l'abbiamo ripresa, abbiamo messo la testa avanti, poi abbiamo commesso errori veramente molto ingenui con tanti giocatori sottotono e alla fine abbiamo avuto ancora tanti palloni per vincere la partita con tiri liberi, tiri da fuori, rimesse, purtroppo era anche una sera in più a tutto il resto in cui la palla non entrava, c'è solo da rimboccarsi le maniche perché è certamente un periodo difficile per noi, stare uniti, lavorare, prendersi un po' di responsabilità, naturalmente io per il primo perché comunque la squadra la vedo io, però si parla ancora di sconfitte all'ultimo secondo per errori di stasera, anche tra virgolette di un po' di sfortuna, ma anche di poca concentrazione, e quando poi le partite non le chiudi, quando ne hai la possibilità, e hai davanti una squadra che comunque ha fatto il minimo per portarla via, giustamente la porta via.